Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Freddy Tortin Store e benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide, con me mio piccolo assistente Jason. E oggi siamo qua per un nuovo video unboxing sugli ultimi arrivi in negozio. Allora, prima di cominciare questo video volevo aggiornarvi per quanto riguarda l'estrazione avvenuta nel video unboxing numero 100. Allora, abbiamo raccolto tutti i nomi dei commenti, ovviamente i commenti sono stati chiusi, sono durati praticamente un giorno, quindi abbiamo già raccolto i numeri. Faremo un video o una live, adesso non lo so, dove scriveremo e inseriremo i nomi nell'urna. Dopodiché stiamo aspettando che ci arriva il prodotto in modo da averlo in mano e poi faremo il video o la live con l'estrazione. Bene, cominciamo. Allora, il primo prodotto che andiamo a vedere, parliamo di Diamond Select e abbiamo l'action figure di Bruce Lee. Allora, la confezione è a forma di VHS, per chi è vecchio come il sottoscritto ricorderà sicuramente che alcune VHS erano fatte in questo modo. Quindi si apre così e dentro troviamo l'action figure e accessori, la basetta. Allora, la Diamond Select non è sicuramente famosa per la qualità e la somiglianza dei volti delle action figure. Diciamo che secondo me lavora meglio sulle statue, però secondo me questa action figure è davvero bellissima, compresa di accessori e anche di scatola, soprattutto per gli amanti di Bruce Lee. Poi passiamo ad Hasbro, abbiamo un personaggio che fa parte della Build a Figure per costruire Puff Adder, ovvero Molecule Man. Ovviamente non ho idea di chi sia. Questo è il personaggio, dietro abbiamo gli accessori. Ok, stessa wave, in questo caso abbiamo il barone Von Stroker, che abbiamo visto anche nel film Avengers Age of Ultron. La wave è sempre la stessa, quindi andiamo a costruire sempre questo bestione. E qui abbiamo il personaggio con i suoi accessori. E infine, sempre Hasbro, cambiamo wave, qui parliamo di quella per costruire Cassie Lang, ovvero la figlia di Ant-Man. E abbiamo Ultron. Poi McFarlane, abbiamo novità, Sin, personaggio di Spawn, che è questo qui. Bellissima l'immagine dietro. Ancora McFarlane, abbiamo Batman, già visto nell'altro video unboxing. Abbiamo Batman direttamente da The Dark Knight Returns, quindi era già uscita come action figure, tra l'altro l'abbiamo anche qui, dopo l'andiamo a vedere, però è jokerizzato. Dietro abbiamo l'immagine. Poi passiamo a NECA, abbiamo un altro ritorno, abbiamo Creepshow per il 40° anniversario, è uscita la Ultimate, era già uscita la versione Clothed, che non è che era bellissima, non è che sia stata bellissima. Non era il massimo come action figure perché appunto era clothed, stavolta hanno fatto la Ultimate. Poi abbiamo McFarlane, una wave di Batman, in questo caso abbiamo Joker. Prendendo tutti i personaggi che sono 4, andiamo a costruire il cavallo. Quindi qui abbiamo il numero 1 Joker. Poi abbiamo Batman, di cui parlavamo prima, quindi quello jokerizzato sarebbe questo, che è bellissimo a mio avviso, quindi penso che partirà l'acquisto anche dal sottoscritto. Qui troviamo la coda. E poi abbiamo Superman con gli altri pezzi del cavallo. Superman non mi fa impazzire. Poi per completare la wave abbiamo Robin, che al momento non è qui, arriverà con il prossimo pacco, quindi lo troverete nel prossimo video unboxing. Poi ancora dinosauri targati Mattel, direttamente da Jurassic World arriva l'Indominus Rex. Allora, enorme. Questo forse è il più grande di quelli che abbiamo visto. Abbiamo anche qui parti mobili. Tra l'altro la bocca in questo caso è fatta con pezzi in gomma.
quindi un po' più maneggevole, diciamo, abbiamo il tasto che fa aprire la bocca, si illumina tutto di verde e fa il suono. Poi abbiamo un altro ritorno, la statua di The Batman con protagonista The Riddler, ovvero l'enigmista direttamente dal film The Batman. Personaggio molto molto inquietante. Tra l'altro film a me è piaciuto tantissimo e dietro abbiamo l'immagine. Questa statua è bellissima perché innanzitutto la posizione è statica, a me piacciono così, ma soprattutto ha sia lo scalpello che la sua arma e poi anche lo scotch alla vita. Bellissimo. Ok, poi per ultimi, ma non meno importanti, abbiamo le action figure, le ristampe delle Playmates. Abbiamo le quattro tartarughe, ovvero Raffaello, Donatello, Michelangelo e Leonardo. Bellissime. E sono quelle che si apre praticamente il guscio dietro e mettiamo all'interno gli accessori. E con queste facciamo sicuramente un tuffo nel passato. Ok, un altro video unboxing termina qui. Jason, che ne pensi? Mi è piaciuto soltanto il dinosauro, Raffaello, Leonardo e Michelangelo. Donatello, no, perché è troppo scuro. Troppo scuro. Il blu. Va bene, detto questo, io vi ringrazio e vi saluto. Come sempre vi ricordo che i prodotti che avete visto in questo video possono essere acquistati, quindi contattateci. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.